runway, style, fame. She likes fashion. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia.
Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di Radiologia Braconi, a Terni, in via Pacinotti 8. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta. Il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta. Il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot.
Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lemmer.
riferisco il caso. Che lei è un animale estivo, io a 40 gradi come me. Sì, preferisco sicuramente il caldo al freddo. Io vivo a 40 gradi nonostante qualcuno mi guardi storto. Mister, rifinitura? Tutto liscio dal punto di vista fisico? Tutto bene, non abbiamo problematiche. Lavoro senza avere problematiche, quindi la squadra non ha intoppi a livello fisico. Lei ci sembra sereno, si è un primo impatto. Io sono sereno perché poi, come ho detto da sempre, se avessi delle difficoltà nella settimana allora sarei un po' più preoccupato. Sono abbastanza sereno perché anche questa settimana con grande impegno, voglia, con i nostri errori, con le nostre qualità, hanno fatto una settimana bene, con voglia di uscire da questo momento, fermo restando che come noi lottano tutte le altre squadre e quindi è normale che diventa difficile poi capire cosa può essere la domenica. La settimana ci può dare un po' il metro della situazione, poi è sempre la partita che ci dice a che punto siamo, quello che manca, dove dobbiamo migliorare, cosa possiamo fare. Questo poi è sempre la domenica, alla fine possiamo tirare delle conclusioni. A prescindere dal risultato della Avellino, continuerai il ritiro dopo la gara? Questo è un pensiero che ho deciso di dare alla squadra domenica dopo la partita, quindi preferisco darlo prima a loro che all'esterno, quindi. Però una decisione è già stata presa da parte mia. Senta, se... Da parte mia è già stata presa. Se non dovesse esserci il ritiro, sì. Cioè se non dovesse esserci la soluzione del ritiro, lavorereste sul sintetico o cercheresti un campo in erba? Questo dobbiamo valutarlo. È vero, però Novara poi dopo è il sintetico. A Roma è in erba il campo del... Erba naturale. Guarda caso avete avuto una settimana senza problemi fisici. Guarda caso. Io sono qua da 3 settimane, obiettivamente, facendo i dovuti scongiuri, tranne un paio di ragazzi che secondo me però era dovuto anche all'inattività, insomma, di Livio al primo allenamento si è fermato. Acqua fresca alla rifinitura, probabilmente anche lui, non avendo una continuità di gioco, può aver sofferto un po' la prima settimana di lavoro con la mia metodologia. Gli altri, devo dire che tutti quanti l'hanno abbastanza digerita, riescono a lavorare, insomma, non hanno grandi problemi. Diciamo, tornando un attimo a Cesena, in ottica anche però Avellino, diciamo nel dopo partita eravamo un po' d'accordo, no, che la squadra, nell'intervista anche, che la squadra sul piano della, diciamo, dell'impegno, dell'aggressività, dello stare in campo probabilmente aveva dato dei segnali confortanti, positivi sicuramente. Quello che era un po' dispiaciuto, quello che non aveva convinto era soprattutto che la squadra non aveva proposto azioni offensive, non aveva mai tirato in porta. Ecco, in settimana ha lavorato su questo e ci dobbiamo aspettare delle situazioni nuove di gioco per cercare di ovviare a quella penuria di concretezza in avanti e di azioni pericolose in avanti? Allora, intanto è normale che la partita ha detto questo, poi io cerco di lavorare per dare un po' tutto, in 3 settimane non è facile riuscire a dare dei concetti sia nella fase di non possesso sia nella fase di possesso e sia nella fase offensiva, che può essere stare un pressing alto nella loro metà campo, a tre quarti campo, a metà campo. Ci stiamo lavorando, questo ne abbiamo parlato e bisogna avere, come ho detto, un pochino più di coraggio a prescindere dalla nostra situazione. Delle volte uno magari ha il pensiero tra virgolette della coperta corta e quindi pensa che fuori casa il punticino poteva andare bene e quindi mentalmente pensa in un altro modo. Noi non siamo in grado di poter pensare al punticino, questo è quello che ho detto ai ragazzi. A prescindere da una sconfitta o un pareggio, quello che a noi conta è poter provare a vincere le partite. Allora ti possono far fare la differenza a livello di classifica. Fermo restando che il punto a Cesena poteva essere sotto il profilo mentale, sicuramente di continuità e di aiuto, ma non è che avrebbe stravolto la classifica.
abbiamo lavorato su dei concetti nella fase offensiva, abbiamo lavorato cercando di voler mettere in condizione l'Avellino di soffrire con le nostre qualità. Vediamo poi il campo se saremo stati bravi a provarlo e a trovare quei difetti, nascondere magari i nostri. Questo è stato più un problema di fornimento di palloni giocabili in area avversaria, o perché magari le punte non hanno fatto movimenti adeguati per favorire il passaggio del trequartista o del centrocampista? Ma io penso che quando non si riesce un po' la difficoltà è sempre a metà. Probabilmente gli attaccanti non si sono mossi per ricevere in una certa maniera, e sicuramente quello che abbiamo sbagliato tanto e non dobbiamo ripetere, noi abbiamo sbagliato al principio delle azioni di ripartenza. Noi sbagliavamo sempre il primo controllo, sbagliavamo la prima uscita. Questa diventa devastante per una squadra come noi, perché se uno si abbassa, si difende ordinato, conquista palla e l'uscita ogni volta è un'uscita errata, diventa difficile poi chiedere ai 4, ai 3 di salire sempre, visto che ogni volta che salgono la palla non si tiene, non si gestisce, diventa. Ecco perché dico che è sempre di squadra e non è mai singolare. Fermo restando che gli attaccanti devono fare di più, voglio di più da loro, perché sono i primi difensori e i primi attaccanti, quindi voglio sicuramente di più. Ecco, lei mi diceva il discorso: si sbagliano le uscite, a volte si sbagliano le ripartenze, si sbagliano gli appoggi, i passaggi, si arriva poco dalle parti della porta e comunque si tira poco in porta. Sono un po' dei difetti che sin dall'inizio questa squadra ha dimostrato di avere e ha palesato. Lei che idea si è fatto? Io penso che l'uscita specialmente fa abbastanza allenata, e lo stiamo facendo, e va allenata tecnicamente, con concentrazione, perché il passaggio di interno piede in avanti per l'attaccante che tiene la palla o si appoggia ad un sostegno per riattaccare la profondità, calcisticamente può sembrare semplice perché è un controllo e appoggio al compagno che vedo, però noi questi ne abbiamo sbagliati troppi, tanti, perché ci andiamo con l'esterno, perché ci andiamo col corpo messo male, perché queste cose possono essere un po' per poca attenzione, un po' per sopravvalutazione del gesto, quindi pensando che uno scarico di interno piede sia una cosa che conta poco, è facile, e quindi lo sbagliamo. L'applicazione sulla tecnica è quello che poi fa la differenza sia in fase di possesso che di non possesso. Mister, è sottinteso che se non inadempiamo una serie positiva importante non andiamo da nessuna parte, questa norma. Però magari tra voi, seppure è brutto parlarne, no? Si parla un po' di queste penalizzazioni altrui, le problematiche altrui, sono uno stimolo, come vengono intese, se parla? Io non ne parlo con i giocatori, probabilmente loro tra di loro oggi è tutto visibile, è tutto arrivabile. L'unica cosa che ho detto a loro una volta è solo questo: è inutile guardare le disgrazie degli altri se noi non partiamo, e diventerebbe ancora più grande il rammarico. Quindi, a prescindere da quello che verrà, quello che è venuto e quello che potrà succedere, che non ci compete, perché fortunatamente, elevato le difficoltà che abbiamo tecnicamente, la società non ha mai avuto problemi di questo, quindi questo è una cosa positiva. Però deve essere una cosa superflua, come dice lei, tra di loro può essere anche uno stimolo, deve essere per loro, non deve essere secondo me un motivo di dialogo tra di noi, perché secondo me va a togliere delle energie a pensare cosa può succedere. No, l'obiettivo nostro è il massimo con l'Avellino, perché vuol dire sul campo, se noi vincessimo con l'Avellino, vuol dire che in 3 partite noi all'Avellino abbiamo mangiato 5 punti, quindi quello è l'obiettivo unico, entrare in campo con questa fama. La sua media sarebbe 6 punti in 3 partite, che non sarebbe da... No, io le dico sinceramente, quello che a me più conta è quello che ho detto prima. Poi la mia, sì, può far piacere, ma è poi relativa, insomma. A me conta ormai fare queste corse di punti sulle squadre che possono, tra virgolette, stare intorno a noi. E diceva, settimana proficua, la squadra ha lavorato bene, quindi le condizioni di spirito, cioè di morale, e la condizione di forma, di brillantezza è buona. Io non posso, ma anche nelle 2 partite io non ho visto una squadra in difficoltà fisica, anzi,
ho visto che ha corso tanto, anche ordinatamente. Come dicevamo prima, magari ha sbagliato tanto tecnicamente, delle volte si fanno delle analisi pensando che la squadra non corre. Io penso che questa squadra, avendo rivisto le due partite, ha corso tutte e due le partite e ha cominciato a soffrire quando ogni primo controllo, ogni primo passaggio era sbagliato. Allora dopo diventa difficile, ma se la palla ogni tanto io la gestisco e la tengo, sicuramente questa squadra nell'ordine dei 90 minuti ha corso e ha corso anche bene. Un'altra cosa che ho notato a Cesena, e non è la prima volta che noto una cosa di questo genere, molti falli inutili in posizione del campo in cui magari non c'è bisogno di fare falli su avversari che stanno spalla alla porta e sulla fascia, quindi regalandogli una punizione che poi gli porta la formazione avversaria a avere una palla inattiva, e sappiamo quanto soffriamo sulle palle inattive. C'è anche un po' questo problema di gestire male a volte queste situazioni di gioco. Quella è una lettura di campo, abbiamo analizzato anche questo, perché secondo me non tanto col Trapani ma col Cesena abbiamo concesso 4-5 punizioni, diciamo tra virgolette evitabili, che poi ti portano un po' di pressione dentro l'area, avversari, insomma ti portano più pressione di quello che era in quel momento accompagnare un giocatore di spalle verso la linea del fallo laterale. Mi sembra che il gol è nato da un calcio d'angolo che a sua volta era nato, credo, da una punizione regalata in queste circostanze. E da un'altra punizione. Potrei sbagliare, è così. Abbiamo subito due punizioni sotto, vicino alle panchine, quasi uguali, da queste è scaturito il calcio d'angolo e da lì abbiamo preso gol. A proposito del spirito, mister, tornando alla partita di io ho notato che comunque quest'anno abbiamo visto sempre la squadra molto svogliata, poco aggressiva, mentre a Cesena quello spirito che diceva pure Luca, forse c'è più coesione, sembra che hanno voglia o si rendono conto che o corrono e attaccano la palla o siamo nel baratro. Mi ha dato questa sensazione. No, io posso parlare principalmente per quello che ho visto io, a prescindere dalle nostre difficoltà e da anche i nostri limiti tra virgolette, però questa squadra dal primo giorno mio sta cercando di fare quello che gli chiedo io, cioè cercare di giocare in avanti, cercare di essere aggressivi, cercare di non far giocare gli avversari con troppa semplicità. Solo questo è quello che poi stiamo cercando di organizzarci. È normale che ogni categoria alla sua qualità, se noi ad una che non ha una qualità eccelsa come può essere la Serie B, però gli concediamo sempre stop, controllo, alzo la testa e gioco, anche il giocatore con meno qualità riesce a non buttarla e a giocarla con sempre. Se magari in una categoria come questa c'è una buona pressione, c'è una buona scalata in avanti, anche gli altri come noi possono andare in difficoltà. Questo Giavellino si aspetta, Giavellino lo sappiamo è un po' una volpe nel preparare questo tipo, certo, di partite roventi, fondamentali, hanno anche una buona capacità di cambiare modulo, quindi è una squadra, ha un mix importante, è una squadra strutturata, è una squadra esperta, una squadra furba e è una squadra di qualità. E da quando è arrivato l'allenatore hanno fatto un cambio di marcia importante ed è un allenatore insomma che non lo scopro sicuramente io, insomma, un allenatore di grande esperienza, di vittorie di campionati, di Serie A, quindi ha un curriculum eccelso. È normale che cercherà di lavorare e di vincere la partita sulle nostre insicurezze, sulle nostre difficoltà. Noi dobbiamo cercare invece di coprirle il più possibile e mettere magari in luce le nostre qualità, cercando poi di fare la partita come la stiamo preparando. Quindi sicuramente una partita per noi difficilissima, di una squadra che non molla mai, aggressiva, esperta, e anche nell'arco della partita magari a farti innervosire, insomma sono giocatori di questa categoria da tanto, quindi hanno anche questo. La nostra deve essere una bravura a rimanere sempre equilibrati, attenti, concentrati, a non pensare sicuramente a cose che sono estranee a quello che succede sul campo di gioco, quindi arbitro, proteste, a noi questo ci toglie solo energia e concentrazione. Modulo di partenza 4-3-1-2? Non lo so, un paio di dubbi, perché qualche giocatore secondo me in settimana mi ha messo più in difficoltà di magari di qualche giocatore che è stato fuori, in senso positivo, positivo. E,
e quindi ho un paio di dubbi anche sul modulo. La variante quale potrebbe essere? 4-2-3? Potrebbe essere un 4-2-3-1, vediamo. Dire solo, dire, non mi sembra che ci siano grandi dubbi. Beh, un dubbio c'è, abbiamo un giocatore nazionale, quindi due giocatori si giocano la maglia vicino all'altro giocatore. Diaghi De Rossi. Diaghi De Contini. Accanto a Micarelli. Sono tre per due posti. E a centrocampo ugualmente, tre per due posti. No, ti ho detto che qualche giocatore che è stato fuori ha fatto un'ottima settimana. Ho un piccolo dubbio se dall'inizio, partita in corsa, però qualche giocatore che è stato fuori è ritornato il giocatore che penso che possano essere con grande voglia questa settimana, quindi devo dire che in mezzo al campo, almeno per quello che piace a me, ho visto insomma, tutti quanti potrebbero giocare questa settimana. A questo punto le chiediamo anche l'attacco. In attacco penso che faranno parte tutti della partita, nel senso che vengono tra la panchina e il campo tutti. Anche lì qualcosa ci sto pensando e dipenderà anche da come vorremmo schierarci, però sì, qualcosa potrei cambiare. Mister ha messo in guardia i suoi dal fatto che Ardemagni è notorio, è un cascatore di professione in area di rigore. C'è anche di questo. Io non posso mettere sull'attenti giocatori che giocano contro talmente bene le proprie caratteristiche, le proprie qualità, come dicevo prima, le prime furbizie, quindi starà a noi cercare di non permettergli le loro furbizie calcistiche e cercare invece di essere premuniti sugli atteggiamenti, sull'attenzione e su tutto quello che riguarda ogni giocatore che possiamo andare a incontrare. Malgrado una settimana priva, fortunatamente va detto, di problemi fisici, ci sono i 5 infortunati di domenica scorsa a Cesena che sono ancora out. Poi manca Valiant in squadra del 21 slovacca, Germani squalificato, 27-7, se i miei calcoli non sono errati, lei ha 20 giocatori giusti a disposizione, contati. Potrebbe essere anche un errore. Senso. Può darsi pure che c'è un giocatore con noi che lei non ha contato, quindi sono 21. Così no. In no, scherzo, dai. Tinti l'hai contato? Il ragazzo della primavera? A parte i ragazzi della primavera. Perché a parte? Com'è andato? È andato bene. Attento, voglioso. Io penso che una società come la Ternana in questi momenti può anche attingere da qualche giocatore, quindi. La prova della Giovanna come sta? Ha avuto qualche problema? Ha avuto un problemino in settimana che si è portato da uno scontro in allenamento sulla caviglia, ha fatto un controllo, niente di eccezionale, però una mezza infiammazione, insomma, ha saltato penso un allenamento solo. Ma è disponibile? Oppure... Sì, si è allenato oggi. Situazione infortunati com'è? Come se non succede niente nel weekend dovremmo recuperare qualcosa per la prossima settimana. Acqua fresca? Acqua fresca farà un controllo lunedì mattina, Di Gennaro dovrebbe essere quasi pronto a rientrare e Di Livio dovrebbe rientrare anche lui a disposizione la prossima settimana. E sono tutti importanti, ma in questo momento quelli che sono a disposizione sono vitali, gli altri li aspettiamo, però non possiamo guardarci troppo indietro. È stato in forma di diabete? Si è allenato bene, ha fatto una buona settimana, secondo me concentrato insieme anche a Contini, hanno fatto tutte e due un'ottima settimana. A sinistra Rossi per Germoni, quarto di difesa a sinistra. Potrebbe. E noi gli diamo una cosa, io bisogna che glielo dico, se no mi rimane il rosso. Certo, ma la deve... Per la carità, non ci inventiamo un'altra volta a Contini. Basso a sinistra, vabbè, lei l'ha detto, poi ha dato esiti nefasti e quindi di quello che pensa. Va bene, quindi, io come io ascolto tutti, quindi io proprio con molta serenità ascolto tutto. Mi segue il consiglio dei Maurizio. No, io ascolto tutto, poi da qui alle 15 penso, riguardo, risento e poi vedo
di mettere i dati nella testa, ci mancherebbe, però ascolto volentieri tutti quanti, perché insomma siete qui, seguite questa squadra, poi dopo vediamo insomma anche... Certo, la vedremo davanti con quella vecchia volpe di Castaldo, non è... Beh, Castaldo, Castaldo, Ardemagni, Verde, sì, insomma, lui, la qualità c'è. C'è qualità, la furbizia c'è. La furbizia di Castaldo, certo. Quindi bisogna fare particolarmente attenzione, diciamo, su quelle che possono essere le invenzioni dei giocatori, che è una vita, insomma, che stanno... Speriamo che qualche invenzione la fa pure qualcuno dei nostri che è in grado di farla, no? Speriamo che sia ora. A posto? Grazie Grepi. Runway. Style. Fame. She likes fashion.